Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV. Oggi siamo con il 17° episodio della Terra di Mezzo, l'ombra della guerra. Dobbiamo affrontare la missione Fettore nel petto. Vediamo di che si tratta. Hai sacrificato molto. Molto tempo fa, Karnan inorridita seppellì Thargoroth nell'ombra del fato. La foresta era stata distrutta. I miei erano stati dispersi. Ora il fuoco è sepolto di nuovo, in fondo al ghiaccio. E da ciò che ormai è marcio, nasce il fiore. Il cerchio non è stato spezzato. C'era un Uruk a Gorgoroth, chiamato Zog. Carceriere di Thargoroth, levatrice della morte. Ha risvegliato Thargoroth, ha risvegliato gli orchi. Sì, è un negromante. È vicino. Con la magia degli orchi sporca l'aria. È astuto. Weabile. Loro si sollevano come una marea. Esseri immondi e spregevoli. Ammantati di morte. Vengono per voi. Giuro sul mio onore che lo troveremo. E onoreremo il tuo sacrificio. Imprigionate gli abomini. O rendeteli alla polvere. La terra è profanata. Il creatore è maledetto. Ok, a quanto pare dobbiamo uccidere Zog. Presto! Il Parlamorte è vicino! Ok, seguiamo l'origine, cioè seguiamo il fedore, andiamo a vedere da dove arriva. È una bestia tormentata. Lamal. Se Sauron riporta in vita i morti, sarà stato tutto inutile. Zog non può essere lontano. Ok, riporta in vita i morti questo. È una malattia. Zog. E non ti facciamo fuori nuovamente. Che cosa strano, uccidiamo ecco, già chi era dobbiamo morto. Purificare i totem del negromante, così potremo far finire il rituale. Eliminiamo. Ok, l'abbiamo trovato. Sempre più vicino. A che ti serve un Balrog quando hai i non morti? Un Balrog mostrerebbe imbecile. A tutti quelli di Mordor. Ci rivediamo di nuovo. Io sono Zog e ti sto osservando da molto tempo. Sei tu che hai ispirato tutto questo. Quale migliore esercito per sconfiggere un uomo morto che un'intera legione di orchi non morti? Come avete notato, ragazzi, è più forte dell'ultima volta che l'abbiamo incontrato. E cominciamo male questa battaglia, ci ha già maledetto. No, non ha. Ha lo spezza scavalcamento, questo non va bene per me. Evita anche i miei colpi di spalla. Continueranno a risorgere finché non prosciugheremo il totem del suo potere.
Ok, allora prosciughiamo il totem e vediamo come fare. Ormai è questione di tempo. Come si fa? Sei cavata con poco, senza morte. Ah, adesso tieni lo bando per purificare, facciamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. E quindi possiamo ucciderli e moriranno. Imbecille, non combatti contro di noi, Ramingo, ma combatti contro il futuro. I morti finiranno per conquistare Mordor e nemmeno tu puoi fermarci. Oh, ci divertiremo immensamente. Ok, è scappato nuovamente. Non fa altro che scappare questo comandante Zog. Uccidiamo gli orchi nuovamente, visto che l'avevamo già uccisi. Perfetto, questa missione finisce così, facile facile direi. Ma sicuramente è un prologo per... Zog è pericoloso, ma forse i suoi accoliti di più. Dobbiamo trovarli ovunque si trovino. Per un finale, che già sappiamo com'è cominciata la storia, ora affrontiamo di Ghul a Krab. Questa missione... I fratelli della corruzione rianimano i loro morti. Dobbiamo cavalcare Carmen di nuovo, ci aspetta... Il fetore della morte ci circonda. Confusione per i Ghul. Sorgono e insorgono. Come sorgono, così poi cadrà. La covata in furia! La covata urla! Talion, dobbiamo distruggere i cumuli dei Ghul. Solo così si fermeranno. Ok, siamo con Karnan, a quanto pare non c'è da sconfiggere qualche demone o dio, ma dobbiamo purificare il 3 totem e distruggere i tumori di tutto. Ok, qui c'è il primo totem. Direi che per liberarle qua lo scendo, infatti scendiamo e purifichiamo questo totem. Ok, il primo l'abbiamo purificato, ci sono un po' di ghoul, maledetti ghoul, proprio li odio questi esseri. Ecco che Kanan usa un po' di fiamma verde. Torniamo di nuovo cavalcarla, ecco, distruggiamo i demoni di Ghul, due li abbiamo fatti, li dovevo fare prima, comunque primo totem purificato, passiamo ai prossimi, sono un po' distanti. Questa missione mi sta piacendo perché è bello cavalcare Karnan. Ragazzi, a me questo gioco devo dire che più avanti vado più mi piace, è molto variegato, ci sono missioni e missioni, c'è un po' di tutto secondo me. Non so a voi ragazzi se vi sta piacendo questo gioco e soprattutto se vi sta piacendo la serie, datemi sempre un vostro parere su questo gioco, su questa serie, come la sto portando. Se vi sta piacendo, se volete darmi qualche consiglio, sono qui ad ascoltarvi o a leggervi in base a cosa farete, commentando il video. I consigli sono sempre ben accetti. Ok, siamo arrivati al secondo totem. Non superiamo quei ghoul, non riusciremo a interrompere il rituale. Ok, cerchiamo di uccidere questi qua che lanciano le frecce e ci danno molto fastidio a noi. Ok. Talion, dobbiamo purificare i totem.
Inizia, sono risolti tutti quelli che ho ucciso. Ok, vabbè, è il momento di purificare il totem. Ecco, stanno risorgendo nuovamente, ma adesso moriranno per sempre. Ok, torniamo su Karna e andiamo al prossimo totem. Nel frattempo 15 tumoli di burro l'abbiamo fatti. Però ovviamente ce n'è ancora, ma non ci interessa in questo momento. Ok, eccoci all'ultimo totem. Affronterai ancora Zog! Scendiamo per purificarlo. C'è un carico, porca miseria. No, vabbè, non volevo fare a lui, ma non ci fa niente. Vediamo se riusciamo. Ecco, questo l'abbiamo ucciso, questo carico. Cerchiamo di... Qua ce n'è un altro. Ecco, ci ha colpito, maledetto orco. Non sto riuscendo neanche a domarlo. Oh, finalmente. Uccidiamo un po'. Ok, diciamo che la zona è quasi libera. Perfetto, possiamo purificarlo prima che vivano. Tornano in vita gli orchi. Finisce così la missione? Scusate. I negromanti non si fermeranno finché non saranno risorti tutti i morti di Mordor. Un esercito pari al nostro. Missione simpatica questo qui, perché abbiamo cavalcato Karnan. E continuiamo con la missione Gli Arcieri di Morgoth. Stiamo purificando un po' tutte le zone. Ecco che arriva sotto forma di drago questa volta. Sorti in fretta! Gli accoliti di Zog rianimano gli arcieri! Presto, Talion! Chi sono questi arcieri di Morgoth? Morgoth è stato il primo oscuro signore. Questi arcieri morti da tempo erano una delle sue creazioni. Sono infallibili. Non possiamo permettere che escano da queste grotte. Ok, dobbiamo sconfiggere i 40 arcieri di Morgo e purificare 3 totem. Ok, ci proviamo. Eccoli lì. Distruggiamo i loro totem prima che ne risorgano altri. Ok, quindi forse ci conviene prima distruggere i totem. Anche perché col drago io non sono molto bravo. Niente, non lo so guidare ancora questo drago. Non è cosa mia. Scendiamo, va. Super salto. Li uccidiamo. Ok, questi li abbiamo uccisi. Scendiamo per purificare questo totem. Ok, direi no. Ancora non mi danno l'opportunità. Adesso sì. Non so se ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. Infatti stanno resuscitando. Vediamo se ce la faccio adesso. Girategli dietro! No, vabbè. Vediamo se ce la faccio adesso. Vediamo, no, maledetti. Mi stanno dando l'opportunità. Porca miseria! Non ci sto riuscendo! Maledetti!
Vediamo. Ah. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, proseguiamo. Andiamo a fare fuori gli arcieri e purificare i totem. Facciamo prima così. Ce n'è parecchi. Ecco, questo non mi ha fatto la mossa, vabbè, non ci fa niente. Andiamo a fare fuori noi. Questo me l'ha fatto fare. Ok, ancora ne ho fatti fuori solo 10. Qui c'è il totem, vediamo. Sì, ok. Scendiamo e purifichiamo questo totem. Vediamo se ce la facciamo subito. No, non ce l'abbiamo fatta. Devo sbrigare. Ecco, siamo maledetti anche adesso. Vediamo se riusciamo a recuperare un po' di energia. Perfetto, purifichiamo il totem. Perfetto, purificato. Passiamo a fare fuori. Le frecce cantano. Sanguino, sanguino. Ah, sta morendo Cardan. Niente, dobbiamo fare fuori un po' di arcieri. Facciamo fuori questi. Fuggiamo. Anche questa missione mi sta piacendo. È un po' una corsa contro il tempo. Ok, dobbiamo purificare l'ultimo totem e vediamo se ci riusciamo. Le frecce cantano. Sanguino. Il momento, vediamo. No, ne ha preso lui. Vabbè, non ci fa niente, proviamo di nuovo. Perfetto. Totem tutti purificati, non ci resta che uccidere gli arcieri rimasti. E sono parecchi. Fuggiamo da Dardi e Uncini! Fuggiamo! Finora ne ho fatti fuori solo 15, 16 adesso. Ce n'è un bel po' sparsi in giro. Le frecce cantano! Sanguino! Sanguino! Sì, sì, l'ho capito che è sanguino, ora li uccido tutti così non sanguini più. Ok, le frecce già ce l'avevo, vabbè, non ci fa niente. Vediamo se riusciamo ad arrivare da questo qui. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Fuggiamo da Dardi e Uncini! Fuggiamo! Cannon è quasi morta, se vedete la vita. Da sopra non ci arriva, allora dobbiamo andare noi. Le frecce cantano! Sanguino! Sanguino! Però non lo dire in continuazione. L'ho capito. Siamo pure caduti. Ecco. Ho perso tempo. Vediamo se ce la facciamo. Ok, questo l'abbiamo fatto fuori. Le frecce cantano. Sanguino, sanguino. Ok. Siamo a 23, vediamo dove sono gli altri. Non li vedo, dove sono? Ah, ok, qua. Andiamo da questo. Perfetto.
Qui ce n'è un bel po'. Ok, fatto fuori anche questo. Fuggiamo da Dardi e Uncini! Fuggiamo! Vediamo se ce la facciamo senza che muore Karnan. Se no mi tocca di fare la missione sicuramente. Ok. Vabbè, tutto quello che dovevo fare non ci sono riuscito. Vabbè, volevo fare il super salto, non ne è riuscito. Sanguino, sanguino! Dai che ne mancano solo 11. Niente, non sono riuscito a fare l'altro colpo. Ma questo con una spinta è caduto. Ok, mi mancano 8. Perfetto. Cavolo, ho finito le frecce. E quindi ci andiamo noi. Fuggiamo da Dardi e Uncini! Fuggiamo! Ok. Facciamo fuori tutti questi qua. Mi mancano solo 4. Lei è quasi morta, la vita neanche si vede più. Le frecce cantano. Sanguino, sanguino. Sì, sì, l'ho capito. Ora un attimo. Sto provando a salvarti. Credo che ormai ce l'abbiamo fatta perché ne manca solo uno. Prendiamo le frecce così arriviamo dritti dritti da lui. Ultimi secondi. Che gli arcieri finiscano in cenere e Morgoth sia dannato. Cerca Zog e i suoi accolti immortali. Purificali col fuoco e non risparmiare nessuno. Ragazzi, missione compiuta. Datemi un parere su queste missioni, su questa parte della storia che sicuramente è un prologo per il finale di Zog. L'ambizione di Zog aumenterà. Dobbiamo trovarlo prima che assembli un esercito. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi attivando la campanella per restare sempre aggiornati con il canale. Mi aspetto tanti commenti su questo video e vi rimando al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao, ciao a tutti, ciao.